Grazie. Buonasera a tutti. Prima di cominciare vorrei soltanto segnalare che oltre all'Università di Venezia mi occupo di Russia, Caucaso centrale, anche per l'ISPI di Milano, Istituto di Politica Internazionale. Anzi, visto che a Venezia faccio soprattutto storia e cultura, qui rappresento più l'ISPI che Cafosi in diretta. Essendo quasi l'ultimo, penultimo di questo lungo pomeriggio, io parlerò naturalmente del tema proposto per la vita dell'Unione Brasiliana, che è il rapporto agli avvenimenti di questo giorno, però di questo periodo, però sono state pronunciate molte parole sinora e un paio di commenti rapidi vorrei provare a darvi. Devo dire che in questi mesi mi è capitato spessissimo di partecipare a incontri sulla situazione russo-ucraina e devo dire che in larga misura, soprattutto per gli interventi iniziali quest'oggi, mi pare che davvero ci sia stato un livello elevato di commento e di approfondimento. Il problema principale che si è avuto a livello di interpretazione di questi fatti degli ultimi sei mesi, a mio giudizio, è stato soprattutto quello di una sorta di rapporto calcistico con le vicende ucraine. Normalmente ci si è polarizzati filo ucraini e filo russi. Adesso io non so se voi siete tifosi dell'Inter o del Milan o di qualsiasi altra squadra, ma il tifo calcistico in politica sarebbe bene lasciarlo stare. Normalmente i fenomeni storici e politici sono complessi. Normalmente quando si trova un colpevole, uno solo, non si è capito nulla della situazione. Le situazioni sono sempre fatte di mille rapporti che si intrecciano e di stricare questi fili è molto molto complesso. Noi vorremmo sempre dire il colpevole è uno, e la Russia di solito funziona benissimo come colpevole, perché qualche colpa ce l'ha sempre. Ma come avviene sempre, scusate l'immagine, molti fili mi fanno sempre vedere Guerre Stellari, Il Signore degli Anelli, e solo in questi film che il bene sta tutto da una parte, il male sta tutto dall'altra. Nella realtà storico-politica, come ha detto ognuno di noi, le cose purtroppo non sono così semplici. Anche quello che è avvenuto in Russia e Ucraina denota proprio una complessità notevole. Bisogna tenere presente prima di parlare, ma mi sembra che oggi quasi tutto sia andato in questi termini. Soltanto qualche appunto. Cleptocrazia, quella di Yanukovych, verissimo. Rivoluzione europea, quella odierna, verissimo. Però non dimentichiamo che 10 anni fa, nel 2004, molti si riempirono la bocca della stessa retorica europeista in occasione della rivoluzione arancione, che venne esaltata, glorificata, nonché anche preparata, ampiamente finanziata, per portare al potere personaggi che poi hanno governato l'Ucraina in maniera disastrosa. Perché la signora Bionda, che Bionda non è, la Timascenko, che non a caso ha preso il 13%, col signor Yushchenko, che nelle elezioni precedenti ha preso il 5%, hanno derubato il paese e l'hanno mal guidato esattamente come dopo di loro avrebbe fatto Yanukovych. Le forze filo-occidentali, quelle che per noi europei sono i buoni, perché tanto che noi siamo europei, chi è filo europeo vuole essere come noi, quindi ha ragione. Questo è l'atteggiamento che primo che abbiamo a pelle, ma è corretto? Non credo sia corretto così astrattamente. Ebbene, le forze filo europee, l'Ucraina l'hanno già governata eccezionalmente male dal 2004 al 2008. Quindi questa trasfigurazione quasi metafisica avrebbe già dovuto iniziare 10 anni fa. Non è avvenuto un po' per le debolezze umane e politiche di chi l'ha governato, ma perché l'Ucraina, come ha detto correttamente prima il professor Calzini, è un paese complesso, plurale. Non si può far finta che sia un paese come tanti altri. È un paese artificioso politicamente, creato a tavolino negli anni 20 nell'ambito della politica delle nazionalità sovietiche, dove non era mai esistito uno Stato ucraino. È stato composto artificiosamente, poi ampliato dopo la Seconda Guerra Mondiale, costituito da territori che hanno avuto per secoli storie e culture completamente diverse tra di loro, a cui giustapposizione non ha creato uno Stato. Ha creato un territorio che ha delle frontiere, ma che non è uno Stato. O perlomeno non è uno Stato viable. Non sta in piedi questo Stato. Non è stato in piedi in 23 anni e non sta in piedi neanche adesso. Perché al di là del fatto che etnicamente sicuramente c'è una grande spaccatura, soprattutto tra la parte occidentale e quella sud-orientale, una spaccatura che possiamo dire tra l'Ucraina 100%
russi hanno un 100%, ma nulla è così, non è vero, perché nella storia, se la si fa studiare questa storia secolare e complessa, noi vediamo che dal russo all'ucraino si trapassa chilometro dopo chilometro, in maniera quasi inavvertita, sono due popoli molto vicini, culture molto vicine, non c'è uno stacco netto e poi risente le famiglie, i territori si sono mescolati. Spaccare con un confine, come è avvenuto con la situazione del russo, ha avuto effetti disastrosi e non ha risolto affatto la situazione. È che noi europei siamo abituati a sacralizzare i confini statali, una volta che ci sono, ci sono. Questo naturalmente non è che sia un errore in sé, perché mettersi a cambiare tutti i confini pone grossissimi problemi, ma anche far finta che tutti i confini che esistono siano sensati, razionali e sostenibili è un grave errore. Dopo la fine dell'uso sono esplosi molti conflitti sulla base del fatto che in epoca sovietica erano stati tracciati molti confini che erano sbagliati, inconcepibili. Detto questo, mi concentro brevemente, perché abbiamo parlato a lungo, sarete stanchi, poi sono altre volte dopo di me, ci saranno domande, sul progetto eurasiatico. Già diversi relatori ne hanno parlato prima di me. Allora, una cosa che a noi può dare molto fastidio, ma che deve essere detta per capire quale sia l'atteggiamento di Mosca, non necessariamente per condividerlo, è che dal punto di vista russo la dissoluzione del 1991 non solo è, attraverso le parole di Putin, la più grande tragedia geopolitica del XX secolo, ma è una tragedia provvisoria, o almeno tendenzialmente provvisoria. Cioè, da parte dell'elite politica russa non c'è tuttora una piena accettazione del carattere irreversibile di questa situazione. La Russia ha subito negli anni 90, con la sua enorme debolezza politica, economica e sociale, ha subito l'allargamento verso l'est dell'Unione Europea, l'ingresso nella NATO dei paesi baltici, ma l'ha solo subito, non l'ha accettato. Così come per la Russia, percepire l'Ucraina come qualcosa di completamente distinto da sé è molto difficile per ragioni storico, culturali, oltre che politiche. E poi ci sono molti altri problemi, per la Russia stessa è un problema. Il fatto che nel Kazakistan settentrionale la popolazione sia prevalentemente russa è un problema. Il fatto che in minoranza russa ci siano in tanti altri luoghi, ci sono molti problemi che Mosca ha affrontato in maniera diversa, non tanto concettualmente, perché a parte la prima breve parentesi filo-occidentale del 91-93, la percezione politica russa interna ed esterna non è cambiata granché, è cambiata la forza della Russia, cioè la capacità di portare avanti la propria posizione. Una capacità che a partire da Putin, diciamo intorno al 2000 e poi, Putin più l'altro pezzo del petrolio, hanno garantito un rafforzamento di questa posizione. Ha lavorato e soprattutto negli ultimi anni ha intensificato il suo lavoro per trovare modelli di ricomposizione dello spazio post-sovietico. Lo ha fatto in vario modo, creando istituzioni di tipo differente da quelle di sicurezza del CSTO, all'Unione Doganale che nasce nel 2010 e per ora comprende Bielorussia, Russia e Kazakhstan, ma l'Armenia ha già dichiarato che entrerà, il Tagikistan e il Kirghizistan stanno trattando l'ingresso. Ma dietro questa unione doganale, che peraltro economicamente funziona piuttosto bene, perché non so se la dissoluzione del Russia sia stata una catastrofe geopolitica, ma dal punto economico lo è stata di sicuro, perché spaccare un sistema economico unitario e creare 15 deboli è un'idiozia, va contro ogni senso economico. Un'epoca soprattutto di globalizzazione, spaccare un'entità esistente, creare frontiere d'altri dove non ce n'erano mai state, è decisamente qualcosa di poco razionale. Ogni forma di composizione economica a partire da quella doganale è razionale. Oltre a questo però c'è la prospettiva agitata, sollevata. Putin l'ha detto prima ancora di essere eletto per il suo terzo mandato, avrebbe lavorato per una ricomposizione anche politica. È il progetto di un'unione eurasiatica. Del quale si può pensare quello che si vuole, geniale operazione politica che riporterà la Russia al centro degli equilibri globali del XXI secolo, nuova parola, al contrario, per il vecchio imperialismo russo, sovietico, russo di nuovo, a prescindere da come noi valutiamo questo progetto, è un progetto importante. E la Russia ci ha lavorato molto e stava lavorando assai bene.
Quando Yanukovych è stato indotto, cioè ricattato, perché non firmasse l'accordo di associazione europea, così come era stato ricattato il presidente almeno poche settimane prima, la Russia ha sicuramente forzato la mano, ma tenete presente che dal punto di vista economico sicuramente il livello grande asiatico offriva all'Ucraina molto ma molto di più di quanto offrisse il trattato di associazione europea, sia dal punto di vista strettamente economico sia dal punto di vista finanziario. Non dimenticate che se l'Ucraina non è definitivamente al tracollo economico è soltanto in base agli sconti sulle forniture energetiche che la Russia ha fatto negli ultimi anni. Tenete presente che l'Ucraina economicamente non sta rimane in piedi perché non sa esattamente come cadere e per questa sospensione del prezzo di mercato sul gas e sul petrolio. Oggi va rinegoziato ed è forse l'aspetto principale, forse evidentemente quello etno-territoriale. Ebbene, Yanukovych non firma più questo trattato di associazione. La protesta di filo occidentale è assolutamente legittima perché il momento della battaglia storica era decisivo. Perché se oltre a non firmare il trattato della situazione avesse poi firmato l'ingresso nell'Unione Doganale Eurasiatica, è chiaro che le aspettative europee, occidentali, di una metà degli ucraini sarebbero state forse definitivamente spazzate via dalla storia. E probabilmente l'Ucraina avrebbe avuto un'altra evoluzione, si sarebbe avvicinata, misura che non riusciamo a quantificare bene, Mosca, sarebbe forse entrata di nuovo nell'orbita di Mosca. Le proteste dei figli occidentali sono assolutamente legittime. Che non vuol dire però che la posizione degli altri non sia sicuramente legittima. Il problema principale dell'Ucraina è che è un paese internamente macerato, un paese spaccato. E noi non possiamo dimenticare questo fatto, come se esistesse un'Ucraina metafisica le cui frontiere devono essere salvaguardate a tutti i costi, la cui unità deve essere salvaguardata a tutti i costi, non a tutti i costi, sono quelli ragionevoli. Perché laddove la ragionevolezza, fatemi fare un esempio imbarazzante che potrebbe essere quello del divorzio, non tutte le unità vanno salvaguardate a tutti i costi, dipende dal costo che c'è. E noi questo per l'Ucraina lo dimentichiamo molto spesso. In ogni caso, la protesta di filo occidentale è stata del tutto legittima. Quello che a mio giudizio sono molto contento di aver sentito dire da un collega che dal cognome dovrebbe essere polacco, quello che non è stato legittimo è l'intervento dell'Unione Europea. Normalmente l'Unione Europea viene rimproverata perché fa troppo poco. In base a quello che ha fatto l'Ucraina, diciamo, per fortuna fa poco, perché quando interviene come ha fatto l'Ucraina è stato un disastro. Promettere agli ucraini, a una parte degli ucraini, non a tutti, perché Yanukovych non era il dittatore russo calato da Marte, era il presidente eletto dal 53% degli ucraini e rappresentava sicuramente soprattutto la parte sud-orientale. Quando l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sin dall'inizio, in un paese spaccato in due, dicono a una delle parti, avete ragione voi, vi sosterremo, andate avanti, al tempo stesso, promettendo cose che né economicamente né militarmente era in grado e aveva la volontà reale di fare. Ha letteralmente buttato benzina sul fuoco, ha provocato una radicalizzazione dello scontro che non era inevitabile nel 2004, non è corso sangue, ha dato a una delle due parti la percezione di avere non solo ragione, ma anche di essere appoggiati così fortemente dall'Europa e dagli Stati Uniti. E questo ha sicuramente innalzato il livello di scontro, non per giustificare la repressione di Yanukovych, che è inammissibile. Ma tenete presente che oggi, è stato detto perché tante volte in conti di questo genere non è avvenuto, non dimenticate che l'occupazione arbitraria e violenta dei palazzi del potere è avvenuta anche da parte dell'opposizione. Qui non so che la pensiate in aula, la questione davvero ha detestato meno del 50% della popolazione, ma non siamo scesi in piazza, non abbiamo preso i palazzi del potere, non abbiamo creato gruppi di paramilitari che suppongono alla violenza con la stessa violenza. Guardate che tra i morti di febbraio ci sono stati anche tanti poliziotti, un poliziotto di 1,90 m in tenuta da battaglia col casco, non lo si ammazza a bastonate a sassi, ci vuole un fucile e i fucili sicché c'è uno Stato che detiene chi ha il potere e la legittimità dell'uso della forza. Guardate che il racconto, è vero che esistono narrazioni diverse, ma si può anche provare a fare una narrazione più equilibrata che tenga presente entrambi i punti di vista. Questa narrazione equilibrata è normalmente mancata. Però come dice giustamente il collega Calzini, la legittimità e la funzione che sarà data dopo, se vincono, sono legittime.
fatto, questo va tenuto presente. Il problema qual è? Che laddove il compromesso del 21 febbraio consentiva, avrebbe consentito una pacificazione del paese, quello che è avvenuto dopo, perché a prescindere dalla dubbia legittimità del colpo di Stato o del cambiamento di regime, il governo che è andato al potere rappresenta soltanto una parte del paese, quella centro-occidentale. La parte orientale, sud-orientale, è stata completamente esclusa a livello ministeriale e soprattutto per quanto riguardava 10 giorni dopo, la prima decisione del nuovo governo è stata quella di abolire il russo come seconda lingua ufficiale del paese, dicendo cioè in un paese in cui il 70-80% della popolazione parla russo, perché siamo andati anche a Kiev, la gente parla russo, non parla ucraino, a Leopoli si parla ucraino, ma nel resto del paese la lingua di comunicazione normale, anche per gli stessi ucraini, spesso anche per i nazionalisti ucraini, è russo. Allora se voi dite che da oggi non si può più parlare russo, scrivere russo come lingua ufficiale, è chiaro che non sono russo, ma buona parte della popolazione si sente per il momento cittadino di serie B e non è contento ovviamente. E questa è stata una gravissima prevaricazione. Inoltre, giustissimo e legittimo fissare elezioni presidenziali, ma quanto più legittimo sarebbe stato un nuovo governo se avesse corso il rischio, insieme al Presidente, di organizzare referendum costituzionali nei quali discutere la possibilità di una federalizzazione. Badate che i russi disposti a votare per russi russofoni per la secessione dell'Ucraina, in base a tutte le ricerche fatte nella risposta, non erano più del 20-25, erano forse al 50% per me, ma guardate, io facevo questo indagine un po' così terra terra, non neanche diceva il 50%. Se il nuovo governo avesse deciso di fare referendum di questo tipo, avrebbe avuto quasi certamente un'ampia vittoria e avrebbe completamente ridimensionato la legittimità delle proteste dei russi di Russia e della Russia. Andando invece come di carattere, soltanto nella direzione del rafforzamento del potere di una parte del paese, la distruzione della seconda parte del paese, si è andati ad un'esasperazione del conflitto e le conseguenze le vediamo. Questo non può giustificare la Russia. Si prende la Crimea, è un atto, una violazione gravissima del diritto internazionale. Però la storia esiste, voi vi ricordate come la Crimea è stata aggiunta in una notte da Khrushchev all'Ucraina, togliendo alla Federazione Russa, per celebrare il rito dell'amicizia del popolo russo con quello ucraino. Tra l'altro una violazione anche quella del diritto costituzionale sovietico, ma sapete che in epoca sovietica non è che ci si parlasse per molto il diritto internazionale, ma non facciamo neanche lo stesso diritto internazionale un feticcio, viene violato continuamente e non è solo il caso del Kosovo. Guardate che parlare di diritto internazionale come se fosse un feticcio, dopo che una decina di anni fa si è andato in Iraq con un'operazione di pirateria internazionale su scala globale, alla quale abbiamo partecipato tutti, a devastare un paese che era discutibilissimo, ma non aveva fatto nulla di quello di cui era accusato. Dopo, gli esempi possono essere decine, parlare di diritto come se fosse qualcosa di sacro, di tangibile, che viene violato solo dalla Russia, non sta proprio in piedi. A meno che noi non vogliamo fare difensori sempre di noi stessi. È giusto quello che facciamo noi, e noi lo facciamo perché è giusto. Quello che fanno gli altri non lo fanno. Cioè non guardare mai la ragione degli altri, ma soltanto quelle proprie, e considerare che abbiano ragione soltanto quelli che dicono vogliamo essere occidentali, europei, è un grave errore di prospettiva. Non è così che si fa politica. Bisogna sentire sempre la controparte, che può esserci sgradita, ma conviene ascoltare. Il governo ucraino non ha ascoltato la sua controparte interna. L'Unione Europea e gli Stati Uniti si sono assolutamente, soprattutto l'Unione Europea, perché gli Stati Uniti hanno loro interessi geopolitici, per loro è fondamentale che la Russia non si riorganizzi come nuova potenza eurasiatica. Quindi è un interesse prioritario della politica estera statunitense. Ma che l'Unione Europea si sia accettata con questa sua retorica dell'allargamento a tutti i costi, senza avere la possibilità economica e statuale di sostenerla fondamentalmente, è un errore gravissimo. Oserei dire criminale. E continuiamo a farlo perché continuiamo a dare per scontato che chi si batte per valori è un occidentale abbia sempre e comunque ragione. Può anche non essere così, soprattutto laddove un paese spaccato ci sono altri che la pensano in maniera diversa. Si può essere
più interessati a conservare il legame storico, culturale ed economico con la Russia senza essere determinati. Si può essere filo occidentale e filo europeo essendo molto discutibili. Senza esagerare, erano tutti nazisti, non erano tutti nazisti, ma state delle formazioni paramilitari, ma adesso ho fatto il loro sporco nei giorni di febbraio, probabilmente non sarebbe finito così, dobbiamo conoscere. È chiaro che i filo nazisti sono il 2-3% della popolazione, ma quel 2-3% nel giorno del Visconte era lì a prendere delle mazzate a darle. Senza quel componente la storia dell'Ucraina sarebbe diversa. Io quello che posso dire è maggiore attenzione alla complessità del reale, e mi avvio alla conclusione del mio studio perché non ho ancora parlato del mio tema. Quanto sto avvenendo? È favorevole o sfavorevole all'Unione Asiatica? E qui mi permetto di dissentire completamente con la persona che ha parlato prima di me, che l'ho apprezzato per due terzi tantissimo, ma quando ha fatto un errore metodologico gravissimo parlando di eurasismo, confondendo l'eurasismo con l'elettricismo russo, l'ideologia eurasista, io ho scritto una monografia, una trentina di articoli sull'argomento, è una ideologia sovranazionale e sovraetnica, è l'ideologia, che può piacere o non piacere, dell'integrazione dello spazio asiatico su base territoriale, culturale e non etnica. Laddove la Russia oggigiorno sta etnicizzando la sua politica, come fa in Ucraina, particolare in Crimea, non va in direzione eurasista. Va in direzione statalista, etnicista, nazionalista, ma non eurasista. E perché arrivo alla conclusione, e compromette gravemente la praticabilità del progetto eurasiatico, perché il progetto eurasiatico prevede una collaborazione tendenzialmente volontaria da parte dei vari stati, dei vari popoli, anche se chiaramente evidentemente a guida russa, non basata sul predominio di russa e lingua russa in quanto tale, ma sulla collaborazione tra le diverse popolazioni dello spazio eurasiatico. Quindi bielorussi, ucraini e kazaki, sinora tendenzialmente anche altri, ma tutte queste nazioni, in particolare il Kazakistan, ma anche la Bielorussia, che sono state sinora i principali e più fedeli alleati di Mosca, hanno un brivido di paura con la Siria, perché nel momento in cui Putin manda gli uomini verdi a occupare la Crimea in pochi giorni, chi dice a Nazarbayev che da 20 anni è fedelissimo alleato della Russia, che non farà la stessa cosa per il Kazakistan settentrionale che è compattamente abitato da Russia? Che dice Lukashenko, che dirige un paese in cui il russo è la lingua di tutti praticamente, tranne che nelle campagne, e non si riesce a distinguere russo o bielorusso, che un giorno o l'altro in una notte non occuperà anche quel territorio? Questa politica di forza muscolare che la Russia sta portando avanti è una politica perdente, al di là della valutazione morale, è una politica perdente, è un segno di debolezza. La Russia ha perso Kiev, ha perso l'Ucraina, quindi ha perso l'Ucraina, forse per sempre, per il suo progetto eurasiatico. Ha dato un colpo di coda, un colpo di prestigio, perché Putin, il potere di Putin è sì forte, ma è fondato sul prestigio. Non si può perdere la faccia di fronte al proprio popolo. Perdere Kiev, madre delle città russe, è un colpo inaccettabile. Salviamoci ancora, riprendiamoci almeno la Crimea, salviamo la faccia, facciamo un buon gesto. E infatti il suo consenso è salito all'80%, 85%, praticamente tutti i russi tranne un po' di intelligenza e di giovani delle grandi città, è contento di questo. Ma di per sé è una strategia quasi suicida, non solo per i costi nei rapporti internazionali, per la fuga di capitali, ma proprio per grave che peggiorerà l'economia russa, ma proprio perché pregiudica la fiducia che gli altri attori dello spazio asiatico possono avere sulle capacità integrative e non espansioniste, non imperiali del progetto euroasiatico. Da questo punto di vista gli avvenimenti della Crimea, ma anche il parziale, e ripeto solo parziale sostegno dato dalla Russia ai separatisti dell'Ucraina orientale, indebolisce la politica russa, indebolisce l'economia russa e soprattutto mina, pregiudica gravemente la possibilità di realizzare effettivamente il progetto politico eurasiatico, che infatti già adesso, in base alle reazioni dei precedenti, dei presidenti Nazarbayev e Lukashenko, tende a ridursi alla sua dimensione economica, perché evidentemente una maggiore integrazione politica verso la Russia, che dimostra, chiamiamola assertività, ma possiamo tranquillamente dire prepotenza e forza straripante, è chiaramente inammissibile. Un'ultima cosa, e finisco.
io vorrei in questi giorni da parte dell'opinione pubblica italiana, dei media, un pochettino più di attenzione al fatto che il potere politico, appena andato al potere, pur dichiarando, risolve un problema interno mandando i carri armati e gli elicotteri. Non è mai una bella cosa mandare i carri armati e gli elicotteri per risolvere un problema interno. Sicché lo fa la Russia, un paese dichiaratamente autoritario, non è bello, ma sarà sapere. Però che legittimità democratica ha l'Ucraina con il nuovo governo se pretende di risolvere in questo modo un problema che è reale, perché lì c'è una regione ampia che vuole o secedere o reimpostare il proprio rapporto con Kiev. Iniziare una presidenza in questa maniera è veramente pericoloso e dovrebbe far seriamente dubitare i nostri professori politici, ma anche le nostre opinioni pubbliche sul tipo di rapporto che abbiamo nei confronti di questa questione più generale dei rapporti con l'Ucraina e con la Russia. Vi ringrazio per l'attenzione.